Capricornini, lo sapete che stiamo arrivando in Calabria? Noi vi aspettiamo i nostri firmacopie a Crotone il 29 luglio alle ore 18 e a Soverato il 12 agosto alle ore 18. Un bacio! Non mancate, vi aspettiamo! Che vedi? Guarda, la testa! Aurora, vieni, sento un rumore strano. Ludovica, ma che cosa vuoi sentire? Che sono le 3 di notte. Oh, dai, su, che io ancora mi devo struccare, mi devo ancora mettere il pigiama. Sento. Sì, certo. Sono i grilli. Ludovica, è notte fonda, non si sente assolutamente niente, la gente sta anche dormendo. I bar di gruppo sono finiti, è finita la bibidenza, sono finiti i giochi. E io ora sono stanchissima, quindi fammi andare a dormire. Ah, sì. Aurora, guarda, Aurora, vieni a sentire. Allora, Ludovica. Oh, allora, prima cosa io... Che cosa c'è, fammi vedere? Prima cosa è l'albero. Prima... Ludovica, non vedo assolutamente nulla perché... Senza occhiali. È tutto buio. Non si vede nulla, Ludovica. Aurora, guarda, lì c'è un villaggio abbandonato. Il rumore si sento da lì. Ludovica, non sento... Chi ci ha chiuso fuori? Ludovica! Dove sono mamma e papà? Aiuto, aiuto, aiuto! Guardami, guardami. Siamo da sole. Il balcone. Le 3 di notte! C'è qualcuno? Non c'è nessuno! Chi ci ha chiuso qui fuori? Al balcone, se mamma e papà sono andate a cena e a noi ci hanno lasciate da sole con i nonni. Ma aspettate, ma perché i genitori sono andati senza di noi? Perché Ludovica volevano fare una cena, ecco, tra loro, ma non fare queste domande. Aspetta. Allora. Se mamma e papà non sono ancora arrivati e i nonni... andati a casa loro a dormire. Indovina chi ci ha chiuso? Se mamma e papà sono ancora fuori? Aurora, guarda che ho trovato! Il telefono! Il telefono? Bravissima, non ci credo! Brava, vedi un attimo che ore sono? Sono così. Che ore sono? Tornati. Che strano però, perché non sono ancora tornati? Forse perché stanno bevendo qualcosa di bello. Ma Ludovica, ma di solito mamma e papà tornano prima. Non ci credo. Mi si è scaricato il telefono. Non ci credo. Non ci credo. Come? No, non ci credo. Spero che ti riesca. No, con questo, no, con questo cosa? Che cosa? No! Aspetta! Questo! La molletta! La molletta!
perché... Guarda, ho avuto questo. Che apertura. Devo usare questo. Nonna, svegliati. Nonna, ti prego, svegliati. Non ci sente, nonna, non ci sente. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Mando, ok. Ecco. Ludovica, chiamiamo. Ok, chiamiamo mio papà. Papà, rispondi, ti prego, papà, rispondi. Se non risponde papà. Voglio mamma. Lo so, Ludovica, anche voglio mamma. Voglio mamma. Non ci credo. Voglio mamma. Ho paura, voglio mamma. Senso risponde alla segreteria della casa. Ludovica, papà non mi risponde. Prova a chiamare a mamma. A mamma. Proviamo a chiamare a mamma. Ludovica, proviamo a chiamare a mamma. A mamma, a mamma. A mamma. Qualcosa da aprire, tre cose. Ludovica, sono le 3:59. Ma perché non rispondere a sta ora? Non lo so. Ludovica, ho visto delle ombre. Mamma, amore. Risponde la segreteria per... Ludo, sono decisamente le 4 di notte. Anzi, le 4 di mattina, 4 di notte, non so. Ora sicuro passeremo la notte qua, sicuro? Ma non c'è qualcuno che ci può dare una mano? Sento delle voci. C'è qualcuno? Qualcuno ci può aiutare, per favore? Ehi, signori! Allora, ci arriva qualche scarafaggio calabrone? Non lo so, ma Ludovica, in tutto ciò... Ma chi è a quest'ora, alle 4 di notte? Ma io non vedo nessuno. Ma vieni da quel villaggio abbandonato. Ma vedi una persona. Che vedi? Guarda, la testa. Ludovica, sembra la voce di Barbalunga. Allora, svegliati. Allora, c'è la porta aperta. Oh, Ludo. Allora. Non ci credo. Non ci credo. Vedere fuori la porta e ecco, sono arrivati o stanno arrivando. No, amore. No, piccolo. Amore mio. Tranquilla, ora tornano, amore. Torneranno. Amore mio, piccolo. Vado a vedere solamente io fuori, Lulu.
Tu stai qua, amore, dai. Stai qua. Vado io, va bene? Stai qua, amore. Figo, ma l'hai accesa tu l'aria condizionata? Abbiamo la casa infestata, cioè non lo so. È notte, non si vede nulla. Amore, vai da me. Amore, non ci arrivi. Vai, amore. Perché c'è il cancello aperto? Ma là c'è la sedia rotta. Perché c'è il cancello aperto? Vado. Amore, ma perché c'è la sedia rotta? Che senso la sedia rotta? Guarda! Tutto fitta, mi fai prendere paura. Il porco è tutto. Dell'animazione. Non c'è proprio nessuno. Ci vedo, sono le 4 di notte. Perché c'è quel tavolino nel palco? La sedia non era rotta. Il cancello non era aperto. Chiudiamolo, chiudiamolo. Comunque non vedo proprio nessuno. Nessuno, nessuno. Mamma e papà dove sono? Mamma, papà! Ma... Poi... Perché c'è? C'è una persona che mi sta salutando da... Torno a casa. Tanto prima poi mamma e papà arriveranno. Corri, non dobbiamo mica corri. Ludovica, tranquilla che adesso mamma e papà arriveranno, speriamo, però ora l'importante... Papi! Ma cosa è successo, che avevi? Sì, ti ho chiamato perché... praticamente... insomma, volevamo sapere dove eravate. Non è successo praticamente nulla, tranquillo. Papi, ma come mai state facendo così tardi? Ci abbiamo beccato un po' di traffico, tanto traffico, anzi. Però tempo. Vedo che hai una voce molto stanca e ci credo sono le 4:30 di notte. Ancora sveglia te? Io ancora sveglia? Perché, sai, praticamente nonna... Aveva bisogno di qualcosa, cioè voleva stare un po' qua, visto che... Vabbè, ma qua non fare domande. Io credo che siamo ancora svegli perché, ecco, vogliamo aspettarvi e non riusciamo a dormire, sì. Vabbè, dai, mamma, sta venendo, è tempo di superare il traffico e penso che mezz'oretta siamo a casa, ok? Alleluia. Ok, Ciao, amore. Ciao, papi, ciao. E mai, sì! Wow, grazie. Meno male, quindi non è proprio successo niente, tutto. Vabbè ragazzi, noi nel frattempo vi salutiamo. Questa sera, anzi questa notte, non è stata una delle migliori perché siamo state rinchiuse fuori a un balcone. Madonna, ragazzi, sto ancora tremando, vi giuro. Tutto questo è molto, ma molto strano e... Ludo, chi ci ha rinchiuso fuori al balcone? Voglio capire. Oh, comunque ragazzi, noi ora siamo veramente stanche. Ora dobbiamo un attimo dormire, dobbiamo riposarci, perché appunto sono quasi le 5 di mattina. E ora aspetteremo i nostri genitori. E ciao ragazzi, ciao. Vabbè ragazzi, io sono stanca molto, voglio andare a dormire. Iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni qui. Su, fatelo, ciao. Allora sei stato un esperienza con il nostro cuginetto Franci? Mm-hmm.